poco meno di 2 mesi dopo l'esonero di Piccaretta, c'è Magri tra i pali, Borsoi, Nadorra, Saio e Orfei in difesa, Ellerson, Mia. Al settore giovanile lo ha fatto vedere anche il presidente Rocco Commisso, che è spesso presente alle partite della prima squadra. Occhio intanto a questo mancino strozzato con Andonov, che commette un'ingenuità clamorosa, e allora poteva riaprire la partita solo con un episodio alla spalla, e lo fa con Vilke, che mette il pallone in porta, 2-1 al 43esimo. Il calcio, qualcuno direbbe, molto strano, e oggi lo stiamo vedendo. Perché il calcio è questo: la Fiorentina ha avuto almeno 3 volte la palla del 3-0 con qualità, la SPAL non aveva mai tirato in porta fino adesso, è bastata veramente questa scintilla qua, un errore evidente del portiere per far sì che la partita, ripeto, è stato pericoloso, ha rimesso nell'azione del 2-1. Occhio a Vilke intanto, 3-2, da nulla la SPAL, l'aria aperta, ancora Vilke che ha preso palla dal limite dell'area di rigore, dal nulla ha calciato sul palo di Andonov e incredibilmente la SPAL è tornata di nuovo in partita. Ivan, l'abbiamo detto a inizio partita che avremmo visto 2-3 partite dentro la stessa partita, e così è stato, perché ora nel momento in cui la Fiorentina aveva pieno controllo e sembrava una partita terminata, ora